La chiatta che voleva dei colori. Una vecchia chiatta completamente bianca è attraccata a Norouse sul Canal du Midi. È abbandonata, completamente bianca, senza colori. Nessuno ha voglia di imbarcarsi. Allora, vedendola così sola e triste, una coccinella le consiglia di intraprendere un viaggio per trovare dei colori e ritrovare il buon umore. Dapprima la chiatta arriva ad una chiusa e le ordina: Ehi, tu, dammi subito un colore! Nemmeno per sogno, sei una maleducata. E la chiatta se ne va piena di vergogna. Pensa che dovrebbe essere più gentile con gli altri. Successivamente incontra un platano e gli dice: Buongiorno, platano, puoi darmi un colore per favore? Sì. Eccoti del verde. Grazie, arrivederci. E la chiatta bianca e verde continua il suo viaggio un po' rassicurata. Arrivata a Castelnaudary, vede una pianta di guado e le domanda: Buongiorno, bel fiorellino, mi dareste un colore per favore? Sì, io produco il colore blu. Ti ringrazio molto. Arrivederci, bel fiorellino. E la chiatta bianca, verde e blu se ne va molto contenta. Il 14 luglio ammira la città di Carcassonne illuminata. Dimmi, castello. E se tu mi dessi un po' del rosso che ti illumina? Certamente, con piacere. Come sei gentile, castello. A presto. E la chiatta bianca, verde, blu e rossa se ne va, sempre più contenta. Poi incontra un'anatra e le domanda: Buongiorno, paperella, che bei colori hai! Me ne daresti uno per cortesia? Certo, tieni, ecco del marrone. Grazie mille, sei gentilissima. Arrivederci. E la chiatta bianca, verde, blu, rossa e marrone continua il suo viaggio sul canale, sempre più felice. A Bis Minervois, il giallo dell'olio d'oliva l'attira. Buongiorno, olio, mi piace il tuo giallo. Ne vuoi? Tieni, prendini un poco. Oh, come sei gentile! E la chiatta bianca, verde, blu, rossa, marrone e gialla continua il suo viaggio, ammirandosi nell'acqua del canale. Alla fine del viaggio, nei pressi di Sète, vede un fenicottero. Buongiorno, fenicottero. Sai, con un po' del rosa delle tue ali, avresti tutti i colori. Esatto, hai capito, uccello di sogno. E la chiatta aggiunge il rosa che le dà il fenicottero. È felicissima di essere multicolore. Ora non è più sola e triste. È così graziosa che porta la gente a spasso sul canale, in compagnia della coccinella che non la lascia più.
Comenius Regio 2011-2013, porté par la région autonome de la Vallée d'Aoste, Italie, et la mairie du Vigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.